portata di vita. C'è 100, 1000 Macao a Milano, perché il vento spiri. È fuori di metafora, ragazzi. Siamo qui per sostenere questa battaglia, che è la battaglia di tutti noi milanesi, almeno di quelli che la pensano come me sicuramente. Chi è Macao? Chi è Macao? È un sogno, non lo so, un grande sogno, finalmente un po' d'aria, d'aria pura. In una Milano afosa, esatto. Una grande freschezza, tanti giovani, belli, pieni di energia. Spazzateci via, vecchi come che siamo. Non noi, noi no, noi siamo giovani dentro. Questo Macao è un colpo di genio, secondo me, a Milano. Ci voleva proprio. Io, vabbè, vengo dagli anni 70, ho partecipato ai tempi con tutta la storia della Palazzina Liberty, giuro, mi ha fatto scendere un po' di anni di età questa grandissima esperienza. Spero che ci sia il sostegno di tutta la cittadinanza di Milano, la gente dei quartieri soprattutto, perché secondo me va coinvolta, e non solo di questo quartiere, e soprattutto va, secondo me è necessario parlare con la gente. Secondo me bisognerebbe pian piano probabilmente portare proprio la cittadinanza a capire come si può godere tutti di un posto così, a livello culturale, a livello artistico, ma proprio anche a livello di semplicemente di incontro, di comunicazione, di socializzazione. È un centro per le arti e la cultura. Hai studiato? Per noi ancora, trovo, come abbiamo già detto, che l'iniziativa sia ottima, è interessante, va costruita, però la sento, sì. Ma innanzitutto anche una diffusione culturale, nel senso che non siamo soli, effettivamente tutti, almeno anche al giorno d'oggi, in questo momento anche di crisi, ci sentiamo un po' abbandonati. Questo richiamo serve, almeno dal mio punto di vista, appunto per anche dare una possibilità a chi magari pensa che il cambiamento sia ormai accantonato, ormai sia relativamente superato o impossibile, perché non si hanno gli strumenti per farsi sentire. Mi sembra invece che Macao stia raccogliendo un sacco di voci che dicano l'esatto contrario. L'unione fa la forza, non in senso negativo, in senso positivo. Riuscire a tirar fuori un sentire che costruisca una realtà un po' diversa, almeno da quella attuale, sicuramente. Molto importante, direi molto importante, perché è una cosa molto bella, secondo me verrà molto bene. E quindi è importante che la gente sappia e che aiuti anche chi può, chi vuole. Insomma, è un bel progetto, mi piace. E diciamo, fa anche un certo effetto, noi non siamo di Milano, venendo da fuori, arrivare in zona Garibaldi, vedere questi grattacieli enormi, questo cantiere immenso, ricchissimo, fa abbastanza effetto, perché è abbastanza disumanizzante. Vedere invece delle energie insieme per, immagino, costruire qualcos'altro che non è un profitto personale e tutto, fa effetto, non so come spiegare, però fa venire voglia, insomma, di fare le cose, non è poco. Tornerete a Macao se ne avrete l'occasione? Certo. Lui chiedeva, posso venire qua a aiutare? Ho detto, guardate i cartelloni, ci sono da fare, penso che ce ne sia. Per cui si fa a lavorare qua? Ho detto che non ci sia. Lui ha subito voglia di fare qualcosa, più che di osservare e basta. Quindi già quello la dice lui, secondo me ci torneremo senz'altro. Grazie mille. Grazie a voi. Bellissima occasione, vediamo come ce la giochiamo adesso. Non trovo una definizione per spiegarla, so che è un incontro, quello sì, perché per me lo è, quindi lo riconosco come un incontro. Mi aspetto tante belle cose, sì. Non ho paura che finisca dopo lo sgombro. Sicuramente questa è un'esperienza importante, nel senso che Macao, come tantissimi altri spazi, è una cosa importante perché è stato liberato uno spazio. È fondamentale farlo perché appunto ci si oppone un po' alle politiche di speculazione di tutte le aree, di tutti gli spazi, appunto ci stanno togliendo la vita, ci stanno togliendo la possibilità di esprimerci. Quindi il fatto che continuano ad esserci degli spazi
che continuano a essere occupati degli spazi, appunto per liberarli è una cosa fondamentale, soprattutto a Milano, dove viviamo in un'area veramente tragica, drammatica, sia per comunque la situazione attuale che in vista dell'Expo 2015. Quindi questo ci lascia un attimino di fiducia, di speranza che comunque le cose piano piano potrebbero cambiare, quindi assolutamente una cosa positiva.